imminenza si avvicina il giorno della beatificazione di Paolo VI. Qual è il significato più profondo e il valore di questo congresso straordinario organizzato dalla FUCI qui ad Arezzo? Apprezzo molto che la FUCI di Arezzo abbia organizzato questo congresso straordinario della FUCI alla vigilia della beatificazione del Papa Paolo VI, perché Paolo VI ha voluto molto bene alla FUCI. Direi lui è stato presidente, meglio, è stato assistente ecclesiastico della FUCI per 10 anni, e per lui sono stati 10 anni di grande soddisfazione sacerdotale, di grande gioia, perché aveva un trasporto a dedicarsi ai giovani. A lei è stato anche un suo collaboratore, c'è un ricordo in particolare che porta di Paolo VI? Un ricordo speciale no, ma quello che mi ha impressionato fin dall'inizio era la cordialità che lui aveva nel colloquio diretto personale con le persone, mentre nei riguardi della folla appariva piuttosto freddo, cioè non era l'uomo per le folle. Noi abbiamo visto Papa Giovanni Paolo II aveva il dono di saper parlare alle folle, e Paolo VI non aveva quello, aveva un grande calore e anche una grande vivacità nel colloquio diretto con le persone.